Oggi la giornata è per la consapevolezza sull'autismo. Abbiamo in linea alcuni operatori del CESVOP, il centro dei servizi per il volontariato, che ha finanziato un progetto. Iniziamo con Rita Montalbano, che è la presidente del Covopro. Ci spieghi in cosa consiste questo progetto? Oggi è una giornata molto importante, è una giornata per la consapevolezza dell'autismo. Noi vogliamo cogliere l'occasione per presentare questo progetto, pensato per abbattere le barriere, non solo architettoniche, ma quelle comunicative. Quindi all'interno della Casa del Volontariato, alcune associazioni che fanno parte del Covopro hanno pensato e diciamo deciso di intraprendere questo progetto insieme a 5S, l'Unione Italiana Ciechi e Crescere Insieme e poi Provobis e con la collaborazione di esperti a cui ci siamo rivolti dopo, abbiamo deciso di intraprendere questa nuova. Diciamo, il desiderio di molti genitori che finora, genitori e persone che non hanno la possibilità di comunicare, di dare una possibilità ai non vedenti, al soggetto autistico di comunicare, di esprimere i propri desideri. Ora vi dettagliano gli altri con precisione che cosa consiste il progetto, però è innovativo, è nuovo e speriamo di portarlo avanti sul vero senso della parola, per abbattere le barriere comunicative. Merici Labbra, lei è un esperto della materia. Ecco, in concreto come si sviluppa questo progetto e perché è così importante, come diceva Rita, per abbattere le barriere comunicative? Ci abbiamo studiato molto su questo progetto e finalmente siamo pronti. Questo progetto diventa importante perché cerca soprattutto di favorire la comunicazione laddove non è possibile, tra cui per esempio non solo disabilità come l'autismo o i non vedenti, bensì si affaccia a diverse disabilità. Infatti, questa applicazione che è stata chiamata Agile per tutti ha come obiettivo un meccanismo abbastanza intuitivo e facilmente riconoscibile in termini proprio di ordini legati ad aspetti che abbiamo selezionato, come nello specifico bar e pizzerie, proprio per favorire l'autonomia di alcuni soggetti che hanno perso l'uso o la capacità di comunicare o probabilmente non l'hanno acquisita. Nelle disabilità che abbiamo rintracciato e che possono essere agevolate da questo sistema ci sono non vedenti o ipovedenti, sordi e ipoacustici, autistici, soggetti che hanno a seguito di stroke, ovvero ictus, hanno perso la capacità della parola, o ancora soggetti con demenza e Alzheimer, per cui dimenticano alcuni vocaboli. Questo sistema assolutamente innovativo ci aiuta ad essere una città pilota che possa abbattere le barriere per questa cosa. Per cui gli esercenti che già hanno aderito e coloro che invece vorranno aderire potranno rivolgersi nello specifico a Giacomo Cascio che si sta occupando della parte tecnica insieme a voi di Risoluto o anche a me, la dottoressa Scilabra, dove provvederemo eventualmente poi a rilasciare appunto i recapiti telefonici o ai rappresentanti di Crescere Insieme per aderire a questo progetto. L'adesione è molto semplice, è gratuita perché è finanziata dal CESVOP. I professionisti che ci stiamo lavorando, ci stiamo assolutamente impegnando affinché questa app possa essere veramente qualcosa di nuovo che possa favorire l'abbattimento di queste barriere comunicative per una città non solo a misura di disabile, assolutamente no, ma per una città uguale per tutti, dove tutti possono sentirsi capaci di poter anche solo scegliere di prendere un caffè senza l'ausilio di qualcun altro, perché l'autonomia
è qualcosa che oggigiorno è preziosissima e l'impossibilità di poterlo comunicare diventa veramente una barriera insormontabile. Quest'app, proprio per la sua innovazione, si presenta come un modo per rompere questo muro e finalmente fare breccia in un sistema che possa rendere tutti uguali nello specifico della comunicazione. Il sistema ha l'obiettivo di una comunicazione facilitata perché utilizza tre canali. L'aspetto simbolico, e quindi attraverso un simbolo il soggetto può scegliere in maniera facilitata quello che vuole e può creare il suo ordine. Il secondo aspetto è l'aspetto appunto dell'audio. Ci sarà un audio che, accompagnato al simbolo, ripeterà appunto che cos'è l'oggetto che sta segnando. Tre, ci sarà anche la scritta. Marta Russo, lei segue da molto tempo e direi anche sul campo questi problemi con crescere insieme. Ecco, come hanno accolto questa possibilità i ragazzi di crescere insieme, quindi come ritiene che possa essere la risposta a questa app che è il cuore del progetto? Allora, io da mamma lo sognavo da tanti anni, perché mio figlio fa una comunicazione per immagine, trovarsi in un bar e non poter fare la scelta perché non c'è l'applicazione, non c'è lo strumento adatto per fare lavorare mio figlio, è stato sempre un brutto momento. Ho dovuto sempre adeguarmi a fare la scelta io per mio figlio, quando mio figlio la sua possibilità c'è di fare la scelta, purtroppo non c'erano gli strumenti. Da questa app vedo un futuro migliore, un futuro per tutti, perché sono convinta che la qualsiasi persona, non solo l'autistico, io mamma d'autistico, una qualsiasi persona ha diritto di fare una scelta e di gratificarsi quando fa una scelta, perché quando si fa una scelta e per il proprio io diventa importante, diventa è molto bello. Comunque sono molto felice di questa app e molto anche emozionata, devo dire. Io invito tutti i negozianti di fare e aderire a questa situazione, a questo progetto, perché darà una svolta anche a livello turistico. Perché io mi ricordo tanti anni fa ho avuto un brutto episodio, un ragazzino autistico entra in un bar, non potendo fare la scelta del dolce che voleva, si butta sulla vetrina rischiando di romperla. E mentre se c'è un'applicazione del genere, già è perché i ragazzi autistici, anche le persone con altri problemi mentali, quando vedono, comprendono. Mentre se non vedono, non comprendo, non potendo, cioè vedi la vetrina ma non puoi dirlo quale vuoi perché non hai la possibilità, automaticamente diventi violento e diventa una situazione molto brutta. Spero veramente che la città si può questa app e cambia e abbatte questa barriera. Stefano Tortorici, l'Unione Italiana Ciechi che contributo ha dato a questo progetto e come lo valuta con riferimento ai propri associati e quindi all'utilità che potranno averne? Bene, per quanto riguarda l'aspetto dell'applicazione, è stata rappresentata da chi mi ha anticipato. Da parte nostra ci sarà una fruizione ottimale, perché per certi versi siamo abituati a interloquire con gli smartphone attraverso una sintesi vocale. Pertanto quello che emerge, che ci dà grande soddisfazione in questa giornata, alla base che c'è stato un lavoro sinergico tra tutte le associazioni di cui si pone solo un vocabolo, la disabilità, che non ha diversità ma è una parola comune a tutti noi. Dal punto di vista personale, per quanto riguarda le persone che abbiano una ridotta visione o siano non vedenti, questa applicazione ci permette di abbattere le barriere linguistiche e di poter fornire anche servizi ai cittadini temporanei che vengono a visitare la nostra città. Lia Taormina, la vostra associazione 5S fa parte del progetto, appunto, che contributo ha dato e come lo valuta? Allora, sicuramente è un progetto che abbiamo valutato in modo più che positivo,
Seppure l'associazione non ha un'esperienza diretta con la disabilità, ha sostenuto pienamente ciò che le associazioni insomma, hanno avuto intenzione di implementare, ne ha riconosciuto la validità e la preziosità e quindi ha attraverso anche insomma, il CESVOP sostenuto a pieno titolo questo progetto. Paola Caracappa, dal suo osservatorio, dallo sportello e dalla casa del volontariato di Sciacca, che opera già da alcuni anni, si avvertiva l'esigenza di un'iniziativa di questo genere? Sì, diciamo che il territorio di Sciacca è sempre stato molto sensibile al tema della disabilità. Si è creata anche una rete molto importante di cui Sciacca fa parte, che è la rete Oltre le Barriere, che ha fatto già diverse iniziative sulla disabilità e questa diciamo è un'iniziativa davvero innovativa. Quindi il CESVOP ha voluto sostenere questa iniziativa che è un esperimento sociale prima di tutto, oltre che tecnologico. E, diciamo che Sciacca è pronta ed è in prima linea. Come centro servizi poi il nostro diciamo anche compito sarà quello di promuovere la e fare in modo che venga anche diciamo esportata in altri territori di nostra comunità Caltanissetta e Palermo, quindi diciamo che siamo molto felici che le associazioni diciamo sono attente ai temi della disabilità e che comunque si vuole promuovere questo strumento che è uno strumento di facilitazione, no? Che facilita proprio la comunicazione per tutti. Quindi non è rivolto soltanto a chi ha delle difficoltà, ma è un modo per facilitare la comunicazione alla comunità. Daniela Campione, per concludere, lei che segue ormai da molti anni le vicende riguardanti la disabilità, lo ha fatto anche da amministratore del comune di Sciacca, cosa si può aggiungere diciamo, alla qualità del progetto rispetto a quanto è già stato sottolineato da chi è intervenuto? Si può aggiungere la necessità appunto di intanto, come dicevano, hanno detto tutti gli altri, di avere più negozianti, pizzerie, bar che aderiscono, perché a questo è mirato, e quindi quello di poter facilitare questa adesione e quindi creare una rete, così come noi lavoriamo in rete, questo è un grande successo di questa innovazione, è soltanto perché si lavora in rete insieme, ci credono anche gli esercenti, ecco, questo è sicuramente il più grande obiettivo, anche perché ribadisco è assolutamente gratuita.